nelle nostre famiglie, almeno con un fratello o con una sorella non si parla, almeno con una zia o uno zio hanno un rapporto distrutto, almeno con uno della famiglia ha avuto una discussione. Ecco, il tempo della Quaresima è il tempo propizio per ricucire le ferite della nostra vita. È il tempo propizio per mettere il nostro cuore accanto al nostro fratello con cui abbiamo avuto un'esperienza negativa di rapporto, con cui abbiamo avuto un'esperienza negativa di amore. Il tempo di Quaresima per noi deve essere veramente un tempo di pace, un tempo dove noi dobbiamo riconciliare e ricostruire i rapporti. Nel nostro tempo vediamo come i rapporti nelle famiglie si distruggono per un niente, per una parola incompresa, per una parte di patrimonio non data, per una non equa distribuzione dei beni da parte dei genitori. Ecco, il tempo di Quaresima ci invita a togliere tutte queste futilità dalla nostra vita e a ricordarci che l'altro è il nostro fratello, che l'altro è il nostro fratello da amare, il nostro fratello da rispettare, il nostro fratello con cui condividere il nostro cammino verso la salvezza. Sarebbe bello se al termine della nostra Quaresima, di questa Quaresima, almeno una ferita della nostra vita sia ricucita, venga ricucita, con i fili della parola di Dio, con l'ago della misericordia di Dio. Ricordiamoci che quel Dio che è morto sulla croce ha avuto tanta misericordia per noi, anche noi, come Lui stesso ci dice nell'ultima cena: amatevi gli uni gli altri, quello che io ho fatto a voi fatelo tra di voi, fatelo a voi, ai vostri fratelli. Quella misericordia che noi riceviamo da Dio la dobbiamo dare agli altri. E guardando il crocifisso che quest'anno ci accompagnerà durante la Quaresima, ci viene plasticamente rappresentata questa misericordia di Dio. Guardiamo bene il crocifisso. Quali particolarità ci sono? Abbiamo una croce con il Cristo. Ai piedi della croce viene rappresentato, come le raffigurazioni artistiche, il Calvario. Diceva San Basilio che quel Calvario dove è stata issata la croce è il sepolcro di Adamo. E come Adamo ha portato l'umanità alla morte, Cristo con la sua morte ha riportato in vita tutta l'umanità morta. Guardiamo la croce come quello strumento utilizzato da Dio per donarci il suo amore, per donarci la sua salvezza. In una preghiera della Chiesa orientale, guardando il crocifisso, si prega così: O Signore, Tu che dalla croce hai fatto sgorgare quel sangue che scendendo nelle viscere della terra ha ridato vita ad Adamo, ridona la vita alla mia anima, morta a causa del peccato. Guardate quel Calvario rappresentato ai piedi della croce. Prima tutto di pietra, con la morte di Gesù, fiorito con i fiori. Bello perché è stato macchiato dal sangue e dal grigiore della pietra, grazie al sangue di Cristo, sono scaturiti i colori dei fiori, la primavera dello Spirito. Quella morte cruenta, brutta da comprendere, per molti anche da rigettare, di Gesù è diventato per i cristiani strumento di salvezza. Viviamo questa Quaresima proprio così, con questa idea che la morte di Gesù, il nostro cammino di conversione, può trasformare il grigiore della nostra vita in una primavera, una nuova primavera che può essere colorata di tanti colori, è una primavera
che risplende della luce del risorto. Buona Quaresima a tutti. Raccogliamoci, fratelli e sorelle carissimi, in umile preghiera davanti a Dio nostro Padre, perché faccia scendere su di noi la sua benedizione e accolga l'atto penitenziale che stiamo per compiere. O Dio, che non vuoi la morte, ma la conversione dei peccatori, ascolta benigno la nostra preghiera, benedici queste ceneri che stiamo per imporre sul nostro capo, riconoscendo che il nostro corpo tornerà in polvere. L'esercizio della penitenza quaresimale ci ottenga il perdono dei peccati e una vita rinnovata a immagine del Signore risorto. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Ora vivremo il gesto dell'imposizione delle ceneri. Vi prego di venire tutti dalla navata centrale e di andare via da quelle laterali. Sarete purificati dalle vostre colpe, dai vostri idoli. Fa' noi, Signore, nuove creature, a gloria del tuo nome. Io vi donerò un cuore nuovo e sarete rinnovati nella vostra mente, nella vostra vita. Io porrò in voi il mio spirito e sarete trasformati, vivrete i miei comandi, vivrete nell'amore.
servi, portatemi il vestito, portate qui il vestito più bello, mettetegli a divino l'anello, portate qui calzari. Thank you.
in piedi. Come la Chiesa penitente che cammina sulle orme di Cristo, modello dell'umanità nuova, innalziamo al Padre la nostra preghiera, umile e perseverante. Diciamo insieme: crea in noi, o Dio, un cuore nuovo. Perché il rito delle ceneri, in apertura dell'itinerario quaresimale, ricordi a tutti noi che facciamo parte della Chiesa, santa e sempre bisognosa di penitenza. Preghiamo. Crea in noi, o Dio, un cuore nuovo. Perché tutti gli uomini avvertano l'esigenza di rinnovarsi nella mentalità e nelle opere, e sappiano reagire con fermezza al disimpegno morale e sociale delle coscienze. Preghiamo. Crea in noi, o Dio, un cuore nuovo. Perché la nostra comunità unisca alla preghiera e alla penitenza il dinamismo della carità fraterna, e ciò che è tolto all'egoismo si trasformi in aiuto concreto ai poveri e agli emarginati. Preghiamo. Crea in noi, o Dio, un cuore nuovo. Perché i malati e i sofferenti si sentano più che mai al centro della comunità, che prega e lotta contro il male e si incammina nella speranza verso la vittoria pasquale. Preghiamo. Crea in noi, o Dio, un cuore nuovo. Perché i discepoli del Signore, illuminati dalle sante scritture, purificati dal sacramento del perdono, fortificati dal pane della vita, testimonino che il regno di Dio è gioia e pace nello spirito, con una vita santa. Preghiamo. Crea in noi, o Dio, un cuore nuovo. O Dio ricco di misericordia, rendici la gioia di essere salvati e guidaci con la forza del tuo spirito alla grande festa che tu prepari ai figli prodighi che ritornano a te. Per Cristo nostro Signore. Il Signore mia luce e salvezza, di chi avrò timore? Il Signore mia difesa, di chi avrò paura? Cosa, Signore, Signore, abitare con Lui, per gustare il suo amore, ammirare il suo santuario. Pastore,
il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto, io spero nel tuo amore, nella tua misericordia. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, Signore, questo sacrificio col quale iniziamo solennemente la Quaresima, e fa che mediante le opere di carità e penitenza vinciamo i nostri vizi e liberi dal peccato possiamo celebrare la Pasqua del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Con in alto i nostri cuori. Sono al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e è veramente cosa buona e giusta innalzare un inno a te, Padre Onnipotente, e cantare insieme la tua lode. Tu vuoi che ti glorifichiamo con le opere della penitenza quaresimale, perché la vittoria sul nostro egoismo ci renda disponibili alle necessità dei poveri, a imitazione di Cristo tuo Figlio, Salvatore nostro. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Lodiamo, Padre Santo, per la tua grandezza. Tu hai fatto ogni cosa con sapienza e amore. A tua immagine hai formato l'uomo, alle sue mani operose hai affidato l'universo, perché nell'obbedienza a te, suo creatore, esercitasse il dominio su tutto il creato. E quando per la sua disobbedienza l'uomo perse la tua amicizia, tu non l'hai abbandonato in potere della morte, ma nella tua misericordia a tutti sei venuto incontro, perché coloro che ti cercano ti possano trovare. Molte volte hai offerto agli uomini la tua alleanza e per mezzo dei profeti hai insegnato a sperare nella salvezza. Padre Santo, hai tanto amato il mondo da mandare a noi, nella pienezza dei tempi, il tuo unico Figlio come Salvatore. Egli si è fatto uomo per opera dello Spirito Santo ed è nato dalla Vergine Maria. Ha condiviso in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana.
Ai poveri annunziò il Vangelo di salvezza, la libertà ai prigionieri, agli afflitti la gioia. Per attuare il tuo disegno di redenzione, si consegnò volontariamente alla morte e risorgendo distrusse la morte e rinnovò la vita. E perché non viviamo più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi, ha mandato, Padre, lo Spirito Santo, primo dono ai credenti, a perfezionare la sua opera nel mondo e compiere ogni santificazione. Ora ti preghiamo, Padre, lo Spirito Santo santifichi questi doni, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore nella celebrazione di questo grande mistero che ci ha lasciato in segno di eterna alleanza. Egli è venuta l'ora di essere glorificato da te, Padre Santo, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine, e mentre cenava con loro prese il pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunziamo la morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nell'attesa della tua venuta, nell'attesa della tua venuta. In questo memoriale della nostra redenzione celebriamo, Padre, la morte di Cristo, la sua discesa agli inferi, proclamiamo la sua resurrezione e ascensione al cielo dove siede alla tua destra, e in attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo il suo corpo e il suo sangue, sacrificio a te gradito per la salvezza del mondo. Guarda con amore, o Dio, la vittima che tu stesso hai preparato per la tua Chiesa, e a tutti coloro che mangeranno di quest'unico pane e berranno di quest'unico calice, concedi che, riuniti in un solo corpo dallo Spirito Santo, diventino offerta viva in Cristo all'ode della tua gloria. Ora, o Padre, ricordati di tutti quelli per i quali noi ti offriamo questo sacrificio, del tuo servo e nostro Papa Francesco, del nostro Vescovo Giovan Battista, del Collegio Episcopale, di tutto il clero, di coloro che si uniscono alla nostra offerta, dei presenti e del tuo popolo e di tutti gli uomini che ti cercano con cuore sincero. Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Padre misericordioso, concedi a noi, i tuoi figli, di ottenere con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli e i Santi, l'eredità eterna del tuo Regno,
dove con tutte le creature liberate dalla corruzione del peccato e della morte canteremo la tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla potenza, ma di soltanto una parola e io sarò salvo.
Preghiamo. Questo sacramento che abbiamo ricevuto, Padre, ci sostenga nel cammino quaresimale, santifichi il nostro digiuno e lo renda efficace per la guarigione del nostro spirito, per Cristo nostro Signore. Vi invito a prendere il programma della Quaresima che avete trovato sul banco. Ecco, vi segnalo alcuni appuntamenti che come comunità vogliamo vivere insieme in preparazione alla Pasqua. Vi ricordo il martedì, ogni martedì di Quaresima alle ore 20 ci sarà un incontro sui verbi della misericordia: ascoltare, osservare, discernere e relazionarsi. Ogni venerdì alle 19 ci sarà la Via Crucis e alle 21 la Santa Messa, un pasto per l'anima. Il 26 e il 27 febbraio nella parrocchia del Rosario vivremo l'iniziativa 24 ore per il Signore per accostarsi al sacramento della confessione. Dal 7 all'11 marzo vivremo gli esercizi spirituali per tutti gli operatori pastorali e per tutta la comunità presso la chiesa del Carmine alle ore 20. Il 14, il 15 e il 16 marzo qui in parrocchia vivremo la solenne esposizione del Santissimo Sacramento, le 40 ore. Ecco, vi invito come impegno a prendere almeno uno degli incontri che la parrocchia propone, proprio per vivere bene questo cammino quaresimale in preparazione alla Pasqua. Poi con calma potete leggere le altre iniziative e gli altri incontri che sono presenti nel foglio. Vi è stata distribuita l'immaginetta del nostro crocifisso che potete portare a casa. Portatela anche agli ammalati, a chi non ha potuto partecipare a questa celebrazione, e insieme, proprio a inizio della Quaresima, recitiamo la preghiera che trovate dietro. Signore crocifisso e risorto, insegnami ad affrontare le lotte della vita per vivere una più grande pienezza. Tu hai pazientemente e umilmente accolto gli insuccessi della vita umana con le sofferenze della crocifissione. Allora aiutami a vivere le lotte e le pene che ci apporta la vita quotidiana. Sono occasioni di crescita. Rendici capaci di affrontare, pieni di fiducia nel tuo sostegno. Facci comprendere che noi arriveremo alla pienezza della nostra vita, morendo incessantemente a noi stessi e ai nostri destini uguali, e solo morendo con te noi possiamo risuscitare con te. Nulla ora ci faccia soffrire e piangere, da dimenticare la gioia della risurrezione. Se il sole luminoso dell'amore del Padre, se la speranza della felicità eterna. Che la tua guida, Gesù, sia la nostra forza e sia luogo di pace, di unità e di amore tra noi. Il Signore sia con voi. Dio Padre misericordioso, conceda a tutti voi, come al figlio il prodigo, la gioia del ritorno nella sua casa. Amen. Cristo, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino della Quaresima a un'autentica conversione del cuore. Amen. Lo spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il maligno, perché possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. La messa è finita, andate in pace.
un solo corpo e un solo spirito, come una sola speranza, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Attenzione alle scale.